suona la prima campanella. Dopo 3 mesi di silenzio si torna in classe. Dopo il ripensamento della giunta, visto il calo della curva dei contagi riguardo alla precedente ordinanza del 5 gennaio, che prorogava fino alla fine del mese la didattica a distanza al 100% nelle secondarie di secondo grado, gli studenti delle scuole superiori questa mattina sono tornati a ripopolare i corridoi e le classi, seppur dimezzati. Il 50% degli alunni, infatti, è tornato in presenza, mentre il restante 50% resta in didattica a distanza. Un ritorno in classe anticipato ed inaspettato, che però è stato ben accolto dalla maggior parte dei ragazzi, stanchi, nonostante le comodità della DAD, della sola didattica a distanza. Com'è andato questo ritorno? Dai, abbastanza bene, sicuramente siamo contenti di rivedere i nostri compagni. Notiamo la differenza, anche la mancanza degli altri, che guardandoli sulla TV non è ovviamente la stessa cosa. E sicuramente la soglia dell'attenzione migliora, stando in classe, ed è molto importante, soprattutto per noi che abbiamo l'esame quest'anno. E quindi per essere rientrato sono veramente contento. La didattica a distanza non è molto da rimproverare, non ci dispiace stare a casa, ecco, nel letto. Un po' le comodità. Sì, questo certamente, però come ha detto prima il mio compagno, ovviamente essendo in quinta è molto più utile per noi avere un rapporto diretto con il professore e questo ci avvantaggia molto. Si evitava lo zaino e avevi tutti i libri lì pronti sul momento e anche il trasporto non era un problema essendo comodamente a casa. La didattica a distanza sì, era utile, ma il contatto diretto è molto meglio. Potremmo finalmente tornare in classe dalla prossima settimana noi. Diciamo che ci manca sì vedere anche i nostri compagni e rapportarci con la prof faccia a faccia, potremmo dire. Per noi è tornare a svolgere la nostra funzione, perché noi siamo stati sospesi nelle nostre funzioni, perché la nostra funzione è una funzione educativa principalmente e formativa nei confronti degli studenti. È difficile formare e educare uno studente tramite un computer, cioè per quanta l'attività può essere fatta in maniera specifica, però noi non riusciamo ad avere quel contatto che si viene detto contatto umano con lo studente, il quale poi riconosce nell'insegnante quel, fra virgolette, leader che nella vita spero si ricordano come un modello. La cosa che più ci rende felici è che è una ripresa con gli studenti che sono molto interessati a partecipare e anche da casa vivono questa situazione in una maniera molto più coinvolgente. Una ripartenza desiderata da molti, che è un piccolo passo verso la normalità. Il buona scuola ai ragazzi arriva anche da parte dell'assessore regionale all'istruzione, Giorgia Latini. Io auguro veramente a tutti i ragazzi un buon rientro a scuola, anche se al 50%, sperando che questa percentuale possa salire il prima possibile. Perché questo libro è stato appunto molto importante e un altro importante è introduzione alla psicologia.